Ciao a tutti, benvenuti in una nuova puntata di Basket Consapevole. Oggi un super ospite, tra qualche istante si racconterà, e qui con me Lorenzo Polloni. Ciao Lorenzo, benvenuto. Ciao Angelo, grazie. Grazie di aver accolto l'invito. Lorenzo ha sicuramente qualcosa di speciale da condividere. Incominciamo con la prima domanda. Lorenzo, chi sei e che cosa ti è accaduto? Beh, io sono un ragazzo di 24 anni, mi chiamo Lorenzo Polloni, faccio l'imprenditore, libero professionista, nel mondo alimentare, quindi trovo aziende con prodotti validi da inserire nella grande distribuzione o eventualmente nell'import-export che abbiamo di famiglia. E cosa posso dire? Ho sempre fatto il calciatore, mi è sempre piaciuta l'idea di arrivare in alto in questo ambito, però purtroppo è successo un bel giorno che durante la partita mi collasso un polmone per lo Questo Lorenzo sforzo. accadeva quanti mesi fa? Esattamente accadeva 7 mesi fa ormai, il 10 febbraio, una domenica dove giocavamo con la prima in classifica e nel momento in cui io ho terminato la partita, perché sul momento io non mi sono accorto di questa problematica, perché l'adrenalina mi faceva sentire praticamente qualcosa che rimbalzava all'interno dello sterno, ma lì per lì io non avevo mica pensato al polmone che si era sgonfiato e di conseguenza rimbalzava. Ecco, per aiutare anche chi non è esperto e chi ci sta conoscendo, quali sono stati i sentori del disagio? Allora, è iniziato tutto con il riscaldamento dove dovevo rompere il fiato e ho iniziato a sentire tipo, non so se hai presente quando i maghi inseriscono le spade nella scatola con dentro la persona. Ecco, io percepivo in poche parole tutta questa serie di pugnali puntati tra petto, cuore, spalla, trapezio, schiena. E una volta, diciamo, è entrata l'adrenalina e rotto il fiato, quando sono entrato, il dolore un po' era diminuito perché comunque nel momento in cui io giocavo a calcio fortunatamente avevo molta adrenalina e mi ha permesso di non sentire questo forte dolore. Infatti alcuni medici mi hanno chiesto: ma scusami, tu come hai fatto a fare 25 minuti di partita senza un polmone? E da Ecco, lì andando quindi. in ordine cronologico, quindi scendi in campo, non percepisci, diciamo, la portata di quello che sta accadendo e quando lanci l'allarme. Una volta finita la partita, quando vado in doccia, ho iniziato a rilassarmi ovviamente e da lì ho iniziato proprio a respirare male. E alcuni miei compagni, giorni dopo, mi hanno descritto come un ragazzo che sembrava picchiato per via del respiro proprio malmesso, cioè sembrava che fossi uno con costole rotte e infatti ho fatto fatica a fare la doccia. Arrivata a casa, poi ovviamente ho chiamato l'ambulanza perché appunto respiravo male. E quindi cosa succede? Dall'ambulanza finisci in ospedale. Sì, prima di andare in ospedale faccio un rendezvous che è un incontro tra l'ambulanza e una guardia medica dove è arrivata poi l'ecografa Ok. che ha stabilito che avevo un collasso polmonare. Io ricevo un tuo messaggio e questo messaggio da parte del tuo babbo, no? Vista anche l'amicizia che poi si è creata tra di noi, un messaggio molto particolare. Che cosa succede durante l'operazione e come ti trovi in questo momento? Quindi per aiutare sempre di più a inquadrare il tuo stato, Allora, fisico. mi fanno tutte le visite del caso, doveva tra virgolette essere un'operazione facile, nel senso che mi hanno detto anche se volevo fare la locale, no? Per stare sveglio, parlare, vedere un po' come andava la situazione. Però, sentendo che fosse un'operazione molto facile, ho scelto appunto di fare la totale in modo che finisse l'operazione e mi svegliavo nel lettino, semplice. Totale come anestesia. Ok, Sì, totale come anestesia. così ci segui, capisci. E subentrano vari fattori dove in poche parole avviene un'emorragia interna e di conseguenza, non essendo arrivato sangue al midollo, mi sono ritrovato con una lesione al midollo. Tu vuoi sapere che cos'è il midollo spinale? Il midollo spinale è in poche parole, immaginatevela come una fibra ottica, no? Dove passano in poche parole tutte queste informazioni che poi noi non pensiamo, no? Se vogliamo muovere la gamba, noi non pensiamo a muovere la gamba, ormai lo facciamo in autonomia perché l'abbiamo imparato. Però le informazioni partono dal cervello e tramite il midollo spinale si collegano ai vari organi. E
Avendo avuto una lesione, cosa succede? Come se questa fibra ottica, che è piena di specchi, no? Avesse alcuni specchi rotti, quindi alcune informazioni tornano indietro e ti fanno avere delle problematiche. Le mie problematiche più diciamo pesanti sono la spasticità, la rigidità. La spasticità è quando, in poche parole, il muscolo tende ad avere delle contrazioni non volontarie che da un lato, nel momento in cui all'inizio non camminavo, erano utili perché mantenevano il muscolo vivo. Ok, quindi correggimi, un'operazione non facile. E cosa succede dopo l'operazione e che cosa accade? Allora, succede che i medici chiamano vari ospedali perché comunque loro, da quanto ho capito io, non riuscivano a sopperire questa mia problematica. Vari ospedali hanno detto di no, e l'unico che mi ha accettato è stato Niguarda, dove c'era un famoso chirurgo che mi ha operato, ed effettivamente dopo varie operazioni, se non mi sbaglio, sono state una a Lodi e quattro a Niguarda per salvarmi la vita, e quindi sono riusciti effettivamente a salvarmi la vita. Ecco, una cosa che poi emergerà nel corso del nostro racconto è che attualmente Lorenzo si trova su una sedia a rotelle. Non, per il momento naturalmente non riesce più a fare le cose che faceva prima, e se all'inizio gli era stato detto che forse non sarebbe addirittura più riuscito a camminare, adesso sembra che ci possa essere la possibilità, non si sa ancora quando, come e in che modo, si potrebbe riacquisire, un certo tipo di deambulazione. Correggimi. Sì, per ora sì. Diciamo che è iniziato tutto quando mi sono ritrovato a Niguarda nell'unità spinale, dove ho incontrato la mia dottoressa e ovviamente curioso perché alla fine, sai, un ragazzo si ritrova lì sdraiato nel Certo. lettino che per ora non muove niente e la prima domanda che fa la dottoressa è: ma tornerò a camminare? Perché alla fine la preoccupazione è quella. Lì per lì sul momento nessuno si esprime. Però giustamente quando mi ha detto: beh, Lorenzo, adesso noi non lo sappiamo, la mia risposta è stata: dottoressa, sappi che io da qua uscirò con le mie gambe, di quello che dite voi non mi interessa. Anche se in realtà poi se non devi camminare più per vari problemi sicuramente non camminerai più, però diciamo che lì per lì io ero convinto, mi sentivo che da lì sarei uscito con le mie gambe. Fortunatamente le cose poi sono andate come dicevo io. Ci vorrà ancora del tempo perché il recupero totale si dà a un anno e mezzo barra due, quindi non è così veloce il recupero e non saprò neanche come uscirò. Potrò uscire col deambulatore, con le stampelle, se camminerò bene, se avrò qualche difetto nel cammino, perché comunque avendo una lesione è difficile tornare, diciamo, perfetto come una persona normale. Ecco, il motivo dunque per cui ho deciso di intervistare Lorenzo è, come avete sentito, gli è cambiata totalmente la vita da un momento all'altro. Quindi questo è in sintesi. Proseguiamo, davanti a me ho sempre il mio PC con i quesiti che vorrei porti. La seconda domanda è questa. Quali erano i tuoi sogni? Prima di finire sulla sedia a rotelle, e quali sono adesso i tuoi sogni? Sono cambiati? Sono gli stessi? Beh, come ben sai, il primo era di fare il calciatore, però con la testa un po' particolare che avevo mi è stato un po' difficile. Il secondo sogno che avevo, come sai benissimo, è quello di diventare una persona di successo, quindi ambire comunque all'essere un imprenditore ricco, perché Autorealizzato. autorealizzato, Con abbondanza. con molta abbondanza. E quindi i sogni, vabbè, ovviamente il calciatore è un po' cambiato perché non si può più fare, un po' per l'età, perché ormai nell'ambito calcio si inizia a essere medi, no? C'è il giovane, c'è il vecchio, qua c'è una via di mezzo, quindi ormai le squadre, tra virgolette, importanti, a meno che non sei proprio un fenomeno, è difficile che ti vengano a prendere e ti Certo. portino nelle loro società. Però l'idea e il sogno di diventare comunque un imprenditore realizzato, E direi quello che rimane. ce la stai facendo. Pian piano, dai, non ci Step by lamentiamo. step. Step by step. Prima pensiamo adesso ad alzarci, poi dopo proveremo comunque a risolvere la situazione anche lì. E in questo viaggio,
cambiamento. Quali sono stati i momenti più difficili? Allora, primo l'inizio, proprio quando passi dal non muovere niente, perché sei lì e non sai se sei carne o sei pesce, cioè non sai se potrai o se non potrai, nessuno si sbilancia. Cioè, per dirti, la prima volta che sono andato a fare fisioterapia a letto, quindi giù nel lettino in fisioterapia, che mi sono mosso da solo con la carrozzina, è stata veramente tosta, perché primo, con la lesione del midollo spinale si perde anche il controllo del busto, quindi sei molto più, come si dice, hai meno controllo del tuo corpo proprio a livello di busto. E di conseguenza, quando siamo finiti giù a fare fisioterapia, anche lì alla tua fisioterapista vuoi non devo andare, Certo. e lei mi ha risposto: Lorenzo, se io adesso ti metto in piedi, ok, tu purtroppo cadi come una pera cotta, quindi momentaneamente non cammini, se poi uscirà qualcosa lo vedremo. Poi è iniziata a muoversi la coscia, che ha iniziato a dare le prime contrazioni volontarie, cioè che ero io che indurivo il muscolo della coscia. Poi le dita dei piedi, poi ho iniziato a muovere la gamba sinistra poco. Adesso la gamba sinistra non diciamo che è un cammino perfetto, però un cammino verosimile a quello di una persona normale. La destra si è svegliata 2 settimane fa, quindi adesso cerchiamo di correre il più possibile. Sì, colgo anche l'occasione di ringraziare sia la tua famiglia per avermi avvisato, io mi sono appunto spaventato parecchio, e anche tutte le persone che energeticamente in questo viaggio ti E hanno ringrazio anche sostenuto. io se posso. Certo. Proseguiamo. Come hanno reagito appunto le persone intorno a te? Cioè, Allora, prima cosa è che cosa proprio hai osservato, quindi a livello oggettivo, e poi qual è il tuo percepito? Perché comunque è un lutto, no? È un cambio di vita. anche perché appunto fino all'ultima operazione non si sapeva se io potevo sopravvivere o no. Io questo non me lo ricordo perché ero sotto diverse farmaci, morfina, Toradol. Quindi non sapevo, diciamo, la situazione com'era sul momento. So che quando mi sono risvegliato mi sono ritrovato con una famiglia molto vicina, molto comunque Sul preoccupata, pezzo. no? Sì, però la cosa che più mi da un lato mi faceva piacere perché erano molto attenti alla mia condizione, dall'altro boh, ti senti un bambino, Forse no? non li avevi mai visti così preoccupati. Sì, perché poi erano sempre lì tutti i giorni, sai Certo. come stai, come non stai, ci sono miglioramenti, anche quella roba lì ci sta da un lato perché è capibile, perché alla fine la famiglia ti vuole bene, quindi non ci puoi fare niente, Spaventati, eh. e dall'altro comunque un po' dava fastidio, no? Perché sai, a volte dici, sai, vorrei stare qui, pensare un attimo per i fatti miei, rilassarmi, e invece a volte non avevo neanche il tempo di farlo, per tutte le persone che mi venivano a trovare, no? E se questa cosa senti di voler condividere, hai anche una bellissima ragazza, Sì. Francesca, e anche diversi amici, un gruppo con cui giocavi. Come hanno reagito? E come secondo te ha inciso o sta incidendo il tuo modo di affrontare questa situazione, nelle loro vite? Allora, beh, la mia ragazza, poverina, la saluto, ciao Francesca, innanzitutto, è dovuta stare una settimana senza sapere come stavo, perché ovviamente il telefono era a casa, perché essendo svenuto, cioè in coma farmacologico, non potevo mandare un messaggino e dire sto bene, sto male. Quindi lei per una settimana è stata senza sentirmi. E mi spiace perché giustamente questa cosa gli ha causato molto dolore e si vede Certo. che lo porta dentro. Appunto perché questa mancanza, no, dal vedersi tutti i giorni, lei a lavorare, a me succede tutto questo. E quando lei esce dal lavoro non ci siamo sentiti, quindi Certo. giustamente Cosa è successo? è diventata molto più. Beh, all'inizio devo dire guai a chi mi toccava, Molto perché protettiva. sì, ero, sai, la rosa quella gelata della Bella e la Bestia, no? Sotto il pezzo di vetro che nessuno doveva sfiorare. E infatti era lì, addirittura quando non muovevo i piedi, stava lì, mi faceva la pedicure, la manicure, perché all'inizio io facevo fatica anche ad usare le mani. Non è facile, questo lo posso dire come esperto, anche per le persone che sono accanto, no? A sostenere emotivamente un dolore di questo tipo. E i tuoi compagni di gioco, i tuoi parenti? Allora, i miei amici, per
prima dei miei compagni di gioco sono venuti a trovarmi tutti e facevano un casino tremendo all'ospedale che volevano proprio cacciarli e li ringrazio anche a loro. Alcuni hanno capito un po', tra virgolette, come può essere la vita, no? A volte è un imprevisto, comunque cioè, io nel senso ero sempre un ragazzo in giro, se qualcuno Autonomo. aveva bisogno magari di qualche soldo perché non aveva soldi per la benzina, per andare al lavoro, glieli prestavo, cioè senza problemi, no? Senza richiedere appunto perché... Come slancio interno. Sì, no, ho capito, per dargli una mano. E così di punto in bianco mi sono ritrovato sulla sedia a rotelle, no? A Quindi... essere tu dall'altra parte. Sì. Beh, diciamo che comunque, come tu ben sai, io aiuto non lo chiedo perché sono sempre abituato a risolvermi le situazioni da Stai solo. migliorando. Sì, dai, stiamo Sì, migliorando. stai migliorando. Alcuni appunto hanno capito e sembrerebbe si siano sistemati, altri invece continuano sempre la vita un po' come prima, no? Mi spiace, però mi auguro che loro possano capire più avanti che la vita non va vissuta così. E questa appunto è l'altra domanda. Che valore e significato tu attribuisci a quello che ti è successo? Allora, valore non te lo saprei neanche dire, nel senso che l'unica cosa che si domandano tutte le persone, cioè, se tu fai un giro all'unità spinale per i letti e chiedi, tu ti sei già fatto le fatidiche domande, no? Che sono, perché a me, cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Io che ero bravo, ci sono ladri, spacciatori, gente che ammazza e io sono finito in carrozzina, che magari lavoravo, avevo una famiglia, oppure andavo in giro, lavoravo, avevo amici. E quindi queste sono le frasi che ti fai, il Quindi valore. possiamo dire che, diciamo così, questo grande dolore sotto forma di disagio fisico ti ha costretto a fermarti e interrogarti. Non è proprio un'interrogazione che ti fai, è proprio una questione dove sono proprio le domande quando tu sei a letto la sera, perché alla fine quando fai una settimana in coma farmacologico, poi non muovi più niente, sei a letto, quindi dormi, 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 prima o poi il sonno ti passa. Quindi quando sei lì la sera, sei a guardare il soffitto dell'ospedale bianco, queste domande automatico ti vengono dentro, no? Infatti quando ci sono i nuovi arrivati mi portano lì subito, diciamo, a dargli una mano perché hanno sempre visto che io ero un ragazzo che comunque l'aveva presa bene. Infatti appena mi è successo questo fatto, che ho iniziato a ragionare, a mio padre ho detto meglio che è successo a me, che comunque sono una persona forte, piuttosto che a una persona magari col carattere un po' più debole, no? Che magari poi vuole andare in Svizzera o si vuole suicidare giustamente perché ha un Ognuno problema a diciamo gestire che questo reagisce a modo a suo suo. modo. E quindi è andata un po' così, però per dirti il valore che attribuisco, sinceramente non ho ancora capito. Come secondo me non sono ancora entrato, diciamo, nel mood di questa situazione. Nel senso che io non ho ancora realizzato tutto quello che mi è successo. Sicuramente una volta che sarà tutto a posto e sarà finito, allora potrò, tra virgolette, avere uno sfogo. Per dire, io da quando è successa questa situazione ho pianto una volta, ma non per la situazione, cioè per altre cose. E poi ho fatto due lacrime perché all'inizio, non avendo comunque il polmone al 100%, se piangevo mi si tappava il naso. Facevo fatica comunque a respirare, quindi dovevo anche stare attento a trattenere, sai, le lacrime così. E niente, quindi essendo appunto così svelto nel recupero, eccetera, diciamo che me la sono cavata, dai. C'è stato un momento, se c'è stato, in cui da un lato hai percepito che non ce la facevi più e che forse non potevi gestire tutto, avere tutto sotto controllo, detto in altri modi, paura di morire, e se c'è un momento in cui invece hai percepito proprio fiducia, forza, sostegno e speranza nella vita. Quindi parliamo un po' dei due opposti. Ok, vabbè, allora vi racconto l'aneddoto più divertente di questa storia, che è stato quando ho fatto il rendezvous con l'ecografa e appunto l'ambulanza, dove entra, mi controlla appunto i polmoni per via della mia mal respirazione, si può dire, Certo. e una volta che mi dice ok, ha iniziato ad arrabbiarsi un po' con i medici, eccetera, perché deve dire, ma come, non vi siete accorti che lui aveva un collasso polmonare, no?
E sul momento io domando, scusi, che cos'è un collasso polmonare, no? Lei mi guarda e mi dice, in poche parole il polmone si è sgonfiato e non ti funziona. Lì per lì io ho guardato lei, è come se il tempo si fosse fermato, no, intorno a me, e ho iniziato a pensare, ok, sto morendo, non ho salutato la mia ragazza, non ho salutato la mia famiglia, i miei amici, Angelo, come faccio? Poi però mi ricordo che in Grey's Anatomy, quelle serie lì, no? Comunque con un polmone si può vivere perché si donano. E allora mi sono tranquillizzato. O forse è stata l'iniezione di Toldol che mi ha fatto vedere, sai, gli arcobaleni, gli unicorni. E quindi è stata un po' così. E quella è stata l'unica volta che ho pensato di morire, anche perché per il resto, come ho già detto prima, non mi ricordo niente di quello che è successo. Io ho un vuoto di 2 o 3 settimane. L'altra domanda era, perdonami, mi sono perso. Se al contempo c'è stato un momento in cui hai percepito proprio una forza dentro, no? Un sostegno, un supporto da parte della vita. Allora, visto che ti ho fatto questa domanda, mi sono ricordato quella precedente, dove tu dici se arrivo a un punto dove pensavo di non farcela. Allora, in realtà non c'è stato un vero e proprio momento in cui, tra virgolette, mi sono lasciato andare e mi sono arreso. C'è stato sicuramente un momento dove ho pensato che tutta questa situazione fosse molto pesante, però allo stesso tempo, avendo comunque una mente forte, mi sono dato due schiaffi e ho detto: no, Lorenzo, da qua tu ne esci, cioè il tuo cervello lo controlli tu, quindi non è possibile che tu ti stia dicendo questa situazione è troppo pesante, perché se lo vuoi niente è pesante, no? E al contempo invece Occorre forse anche dire questa cosa, no? Nel senso che nessuno di noi nasce imparato. E diciamo che in questi mesi, in questi anni, al di là del portare avanti le tue aspirazioni più alte in ambito affettivo, in ambito professionale, questo va detto, ed è anche per questo che ci siamo incontrati, ti sei messo parecchio in discussione e hai appreso anche una serie di strumenti che, come mi hai detto, ti hanno anche poi aiutato ad essere centrato e consapevole. Questo ecco lo diciamo perché a volte si pensa che basti forza di volontà, no? Per far fronte agli eventi, e invece ci accorgiamo che le persone a volte che riescono a far fronte ad alcune cose, hanno strumenti, consapevolezze, hanno fatto esperienze, tale per cui sono poi in grado di affrontare al meglio, vedere le cose, ecco, sempre da prospettive diverse. Quindi questo vuole essere un riconoscimento a te per come stai sostenendo quella che davvero è un cambiamento, una prova, e da un'altra prospettiva, per come più volte ti ho detto, è anche una grandissima opportunità, ed è anche un messaggio per chi ci ascolta, no? Quello del prendere in mano la propria vita per farne un capolavoro. certo. Questa appunto poi era l'altra domanda, ed era se avessi la possibilità, no? Quindi vederti su un palcoscenico e poter raccontare o condividere in 20-30 secondi non solo quello che ti è accaduto, ma un messaggio che vorresti far arrivare. Qual è? Quale sarebbe? Prima di questa domanda, in realtà dico un'altra cosa che si collega al discorso che tu hai fatto prima, cioè semplicemente che io sono riuscito a far fronte comunque, tra virgolette, da solo, perché comunque avevo il sostegno della mia famiglia, ma al col tempo ero io che dovevo sorreggere tutta la mia famiglia, no? Perché non potevo dire, sapete, sono arrivato qui, fide, sto faticando, è difficile. Perché sennò li avrei fatti preoccupare, quindi al contempo sostenevo la mia famiglia, la mia ragazza, i miei amici, perché comunque erano tutti preoccupati, no? E io ho dovuto fare la colonna portante di tutti loro. Sì, questa è anche una tua modalità, no? Quella a volte del sostenere gli altri e permettimi magari avere un pochettino di difficoltà a lasciarti andare, no? Sì. Però sono riuscito comunque a far fronte a questa situazione anche grazie comunque alla consapevolezza
che mi ha donato questo uomo che è qui di fianco a me. Beh, è stato un viaggio che hai fatto, hai fatto delle scelte importanti in passato. Sì, questo posso dire che mi ha aiutato tanto perché abbiamo lavorato sul fattore del comunque consapevolezza, l'essere te, guardarti dal di fuori, tutta una situazione che comunque se volete approfondirete con lui perché io le so fare ma non so Vabbè, ma spiegarle. questo era per dire semplicemente che non sei arrivato povero, c'era un No, no. bagaglio di un certo tipo. Cioè, sì, infatti lo porto poi a queste persone che arrivano nuove, no? Perché io comunque sono fortunato, nel senso che va bene, sono finito in carrozzina, voi direte fortunato dove? Nel senso che se vi fate un giro unità spinale capite che ci sono anche magari tetraplegici, cioè persone che oltre alle gambe hanno anche le mani che non funzionano. E comunque le mani che voi pensiate, no, pensate, sono la parte più importante. In realtà è meglio avere le mani piuttosto che le gambe, perché con le mani puoi fare tutto, con le gambe puoi solo camminare, voi puoi solo camminare, va bene. Provate a farvi un giorno in casa a camminare senza usare le braccia e Questo potrebbe vediamo. essere un esercizio che ti rubo, perché come tu ben sai seguo diversi bambini e adolescenti e anche professionisti ultimamente che potrebbero provare a vivere in un certo modo per accorgersi di alcune dinamiche. Certo. Bene, ora sei davanti a te, hai il tuo palco e hai delle persone che sono lì per ascoltarti. Qual è il messaggio per loro? Che niente è impossibile, basta non arrendersi, perché la macchina che noi abbiamo in dotazione, che è il nostro corpo, cioè il corpo umano, può fare tutto. L'importante è volerlo. Questo per me. Bisogna volerlo però, non dire sì, lo voglio, ma poi ti accontenti, lo devi volere, punto e fine. Questo è quello che io ho tratto da questa esperienza. Una cosa che mi raccontavi, no, non mi raccontavi tu, mi raccontava la tua mamma, tu vienimi in aiuto, è che spesso in queste condizioni, proprio perché sono condizioni dolorose, inaspettate e improvvise, è difficile accettarle. Accettarle vuol dire riconoscerle. E quindi c'è una negazione molto forte che poi accresce il conflitto. E quindi mi raccontava appunto la tua mamma di come osservando le persone anche intorno a te ci fossero persone emotivamente provate proprio perché anche incapaci a stendere la mano e a chiedere aiuto da un punto di vista più emotivo. No, no, è vero, però come tu ben sai, essendo un rompiscatole, sono sempre andato a punzecchiare, no? Porto l'esempio di un ragazzo che è tetraplegico, no? E all'inizio non voleva accettare la sua condizione, no? Dice, io lavoravo, mi stavo per comprare casa, sai, stavo andando a vivere da solo, adesso non muovo le mani, per fumare una sigaretta devo chiedere aiuto e me la devono tenere, eccetera. E lui appunto voleva, ahimè, andare in Svizzera e fare l'eutanasia, non si chiama così, la dislessia a volte mi fa brutti scherzi. E io mi sono incazzato di brutto perché gli ho detto, ma scusami, sei vivo? Tu pensa che c'è gente che non ce la fa, quindi tu sei vivo? Ok. Adesso ti devi solo impegnare a lavorare. No, ma tu non capisci perché muovi le mani, muovi le gambe, perché io già lì la sinistra la muovevo. Fatto sta che adesso questo ragazzo è passato dalla carrozzina elettrica alla carrozzina manuale, nonostante le mani, no, non perché le braccia funzionano, le mani non riesce ad aprire e chiudere, no? Avere, diciamo, la mano prensile. E l'altro giorno, proprio in corridoio, non gli ho detto, guarda come stai andando forte, no? Vedi, va bene, non stai andando forte come un ragazzo che usa comunque le braccia, però sei sulla carrozzina normale, stai andando. No, avevi ragione, sai, e io gli faccio, ma ti ricordi quella volta che mi hai detto? No, non me lo ricordo. Ah, ok, adesso fai il furbo, no? Quindi questo è per dire che veramente non bisogna arrendersi. La cosa più importante è lottare, perché finché si è vivi c'è qualcosa per ottenere. Qualsiasi cosa, se vuoi la ragazza, se vuoi le scarpe nuove, se vuoi ambire i soldi come me, se vuoi qualsiasi cosa. Ti passi per la testa e la vuoi, la vai a prendere, se no vuol dire che non la vuoi, allora lascia, cambia idea, cambia strada. Dato che questo
Questa intervista finisce in una rubrica che ho definito Basket Consapevole e si rivolge a procuratori, general manager, giocatori professionisti, famiglie, ma anche a persone che della pallacanestro non gliene frega nulla e che sono interessate però ad evolvere. Tipo, Sì, esatto. Del basket nulla, però sei una anzi, l'ho provato una persona. volta ed ero proprio un campione, però poi ho smesso perché troppo forte. Nel mondo dello sport c'è questa parola che è la vittoria. Alla luce di tutto questo, che cosa significa per te vincere? Questa è una cosa profonda in realtà, perché il vincere. Allora, È cambiato un po' il tuo concetto di vittoria? da un lato sì, nel senso che per me comunque vincere è importante, ragazzi, eh? Non è vero che è importante giocare, partecipare. Non è vero, bugia. Quando uno gioca, voglio. Io a biliardino, quando gioco con i ragazzini più piccoli, vinco perché non me ne frega niente, io devo vincere. Però E diciamo in che è quest'ottica, cambiata. cosa. È cambiata perché sono passato, tra virgolette, da volere una vittoria, no? Che in ambito sportivo vincere vuol dire averla meglio su un altro, no? Certo, su una E squadra o su un'altra persona. in modo più estremo vuol dire proprio schiacciarlo, no? Quindi io ho la meglio su di te. Certo, però vincere in questo caso per me faccio un esempio, quando non muovevo niente, no? Il giorno che mi sono svegliato e ho fatto il video a papà che la coscia iniziava ad avere le prime contrazioni, cioè per me quella era già una vittoria, no? Certo. Perché i dottori che mi avevano detto no, probabilmente non, no, io muovo, se muovo questo, muovo anche il resto, e quindi poi ti impegni, muovi le dita, muovi il piede. Muovi tutto e vedi, Quindi per te cioè, vincere cosa vuol dire oggi? adesso sono tutte quelle piccole cose che prima non ti accorgevi neanche, no? E invece adesso per te sono diventate importanti. Quindi diciamo, cioè non saprei neanche come spiegare, è un concetto troppo profondo Ma arriva, per arriva attraverso il video la tua vibrazione. Le prime tre cose che farai, o la prima cosa che farai, e naturalmente si può condividere, quando, e questo lo sento anch'io, incomincerai, a camminare. Qual è la cosa che farai? Bella domanda, bella bella domanda. Diciamo che comunque una volta finito questo percorso che dovrebbe durare, allora siamo a 7 mesi adesso, dovrei farne altri 2 adesso che è la fine della riabilitazione per uscire definitivamente dagli ospedali, quindi diventerebbero 9. E non lo so, sicuramente è una vacanza perché quest'estate l'ho passata a lavorare e pesantemente, quindi la prima cosa che voglio è una bella vacanza proprio con terme lì proprio Quindi, nell'acqua se calda. qualcuno dei tuoi amici. Dicevamo dunque, che se qualcuno dei tuoi amici ci stesse ascoltando, visto che il tuo intento è di farti una bella vacanza, può contribuire. Sì, mandate tutti i soldi che volete che io li accetto, non li rifiuto mai. Quindi vacanza, poi. Vacanza, poi bella domanda, non sai che non ci ho ancora pensato, Eh sinceramente. sì, perché. Le immagini profonde incidono, no? Sul cambiamento e sul velocizzare il processo di guarigione. Allora lo farò, però per ora veramente non ci ho ancora pensato. A parte la vacanza, non ho proprio in mente su cosa potrei fare. Ci sono talmente tante cose che vorrei fare Va bene, che è questo poi esercizio. le sceglierò e ti farò Va sapere. bene. Una parola a testa per i tuoi genitori, per Francesca, per i tuoi amici, una parola per chi fin qui si è spinto ad ascoltarci. Allora, Beh, È una parola. la parola più semplice è amore. Amore per tutti, per i miei genitori, per la mia ragazza è un amore ovviamente diverso, per i miei amici è un amore di ti voglio bene, se hai bisogno ci sono, lo stesso. Non ti posso dire corro da te perché non corro, però se vuoi posso spingere fino da te. Il telefono funziona. Il telefono funziona. A proposito, adesso facciamo ridere tutti. Ho un audio, ok, che mi ha fatto sentire la Franci, una delle prime volte che ero consapevole, cioè cosciente, dove dico, ragazzi, io sto bene, un po' acciaccato, no? Sì. Quindi ho rischiato di morire, ma io dico un po' acciaccato, Sì.
non ho il telefono. Poi faccio una riflessione molto interessante, no? Di solito il collassare noi ragazzi lo utilizziamo quando uno beve, no? Quando uno beve e poi collassa sul divano, sul letto, Non sono esperto di queste cose. e vuol dire che tipo si addormenta sul divano, no? Un po' perso. Noi utilizziamo collassare e io dico: ma scusami, se il polmone non beve, come fa a collassare? E questo era un audio, no? Capito? Io mi ero appena ripreso. Poi dico: io il telefono non ce l'ho. Se volete scrivete a me subito, proprio prima persona, scrivete a me. Allora una Giuditta, secondo te, una Giuditta che non viene mai all'ospedale, va bene, vuole bene a tutti, però alla Franci, a mia mamma, a mio papà, che tanto rispondono tutti. Io no, però. Cioè, per farti ridere. Certo. Allora, ringrazio ancora una volta Lorenzo, ringrazio tutti voi di averci ascoltato fin qui. La vita è bella, è un dono quando viene condivisa. Ci Questo poco mi lasciamo scrivo. con questa bellissima frase e alla prossima puntata. Ciao e buon viaggio a tutti. Ciao e buon viaggio.